oggi più di ieri, per i dottori, gli infermieri. Qualche tempo fa un amico giornalista, Fabio Artesi, mi ha contattato e mi ha detto: la NIDA è sempre molto attenta, molto concreta, facciamo qualcosa. Io ho raccolto delle immagini, se fai una canzone potremmo montare poi un qualcosa di molto emozionante per raccogliere fondi. E così è stato, e anche in questo caso la NIDA ha voluto essere molto concreta per evitare i calderoni dove poi la gente non si rispecchia, dove non riesce a riconoscere dove i suoi sforzi vanno a finire. Abbiamo pensato di fare delle borse di studio per i figli di medici e infermieri mancati appunto a causa del Covid mentre svolgevano la loro professione, contratto mentre svolgevano la loro professione. Quindi l'idea è proprio questa. Il brano si intitola I nostri eroi perché io ritengo che siamo troppo abituati a vedere film e eroi nei film. Poi in realtà gli eroi ci sono veramente, sono quelli che rischiano la loro vita tutti i giorni per salvarne altre. E se già la professione del medico, dell'infermiere, degli operatori sociosanitari, dei volontari legati alla sanità lo fanno nel quotidiano, negli ultimi mesi credo che si siano superati. Un conto è fare, come si diceva appunto, la propria professione, un conto è fare qualcosa in più della propria professione, mettere a disposizione la propria vita come hanno fatto e come stanno facendo per aiutare. Quindi io ritengo che il titolo I nostri eroi, noi viviamo una realtà troppo spesso cinematografica, noi ormai pensiamo sempre che quello che succede nei film sia nei film e gli eroi siano quelli, in realtà poi quando capitano le tragedie, e questa pandemia lo è stato sotto tutti i punti di vista, scopriamo che gli eroi veri ci sono e vanno celebrati come giusto che sia. Noi abbiamo fatto questo pezzo, 22 considerando un bimbo di 3 anni e mezzo hanno partecipato a questo progetto musicale. Non è stato facile realizzarlo perché abbiamo rispettato tutte le normative del distanziamento sociale, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro molto complicato, uno alla volta, igienizzare di volta in volta tutto, microfoni, sala, tutto, però devo dirti che è venuto fuori veramente un bel lavoro, è venuto fuori un video meraviglioso montato da Donato Dauria, che è il nostro segretario dell'associazione, nonché il mio carissimo amico di infanzia, e ha partecipato al pezzo l'assessore all'ambiente Alberto Unia, perché nella canzone si parla proprio del rispetto di tutto quello che ci eravamo dimenticati di rispettare, quindi anche dell'ambiente. Lui ha un pezzo proprio dove si parla di madre natura. Ma noi adesso l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, abbiamo una pagina Facebook Nazionale Italiana dell'Amicizia NIDA Onlus, molto seguita, abbiamo circa 25.000 follower. E un modo per contribuire è fare, abbiamo messo tutti i dettagli del Liban, si può fare una donazione dove nella causale basta scrivere Covid. Noi sappiamo che tutti i bonifici che arrivano con questa causale vanno nel salvadanaio e quindi ci permetteranno di fare raccolta. Appena sarà possibile, che si potrà uscire un po' di più e capire come muoverci, realizzeremo anche un CD-DVD, quindi avere anche qualcosa di concreto in mano, che può essere anche, secondo me, una splendida idea da donare ai nostri medici che ci seguono nelle nostre famiglie. È arrivato il momento di, oltre che battere le mani, di fare qualcosa di concreto. Il fiume ora scorre pulito per miglia e miglia. Si percepisce a distanza il fruscio di una foglia.